Oh, che bello. Non c'è quello sfigato dello storto, almeno. Se domande rispondo io, perché quella è una palla. No, perché io disabile di là, disabile. Basta, basta. Leggo io le domande e basta. La prima, partiamo subito così, pum pum pum. Il fan chitarro chiede, chiedi al disabile Pirla. Bravo. Perché hai la voce da donna? Vabbè. Ragazzi, non è che c'è tanto da chiedere. Vi racconto una piccola storia. Diciamo che Michele non è proprio un ragazzo. Diciamo che gli piace vestirsi da donna spesso. E che... Vabbè, dai ragazzi, forse è meglio che non ve lo spiego perché cioè, siamo su YouTube, fascia protetta, quindi... Però vi posso dire che non è quello che sembra. Cioè, non è propriamente un uomo. Mettiamola così. La seconda invece è Marco Sasso, ci chiede... Voglio che fai un gameplay su agar.io con il ragazzo delle uova. Ci starebbe perché... Direi che Marco Sasso, questo ragazzo qua molto intelligente, tra l'altro vedo che è anche molto carino, devo ammettere bei gusti. Ringrazio la mamma perché sei veramente uscito molto bene. Direi che ci potrebbe stare un bel gameplay con questo ragazzo delle uova perché cioè, è simpatico. Ovviamente sono io il ragazzo delle uova, quindi bella domanda Marco Sasso, ti ringrazio. Passiamo alla terza domanda invece, che ce la fa Berta. Chiedi al disabile, Miki, quali sono i tuoi 5 youtubers preferiti? Ti ricordi di me, Berta, sei un grande, mi... Scusa Berta, non c'ho voglia di leggere, va bene. Comunque ti posso dire che i 5 youtubers preferiti di Miki, me ne parla sempre, sono Clio Makeup, le altre 4 non me le ricordo, però so che sono due che fanno cucina, cucina tipo, quello è un po' finger food, no, perché lui è un po' un ragazzo strano, e... le altre tre invece sono di make up perché a Michele piace molto truccarsi e sì, la quinta invece è un hair stylist perché appunto gli piace anche farsi i capelli, è un po' così, no, diciamo. Oh, ci sei? Uè, ciao. Perché parli? No, stavo sentendo se andava il microfono. Ah, oh, ok. Tutto a posto e... No, le ho detto i miei più che altro che gli ho detto di abbassare il televisore perché anche se è chiusa la porta non si sente un cavolo. Ah, ok, va bene. L'hai fatta già partire la registrazione? Sì, tanto sapevo che stava arrivando, quindi okay. Non c'è problema. Ma tu adesso facciamo la presentazione. Ok, va bene. Ti presenti, cioè diciamo così, sei la persona di ieri. Ok. Eccetera, e poi facciamo, iniziamo a rispondere alle domande. Va bene. Ciao a tutti, ragazzuoli. Allora ragazzi, oggi è giornata di... Fuck you time. Esatto. Sono in compagnia del mio haters. L'avete scoperto ieri. C'è l'ambulanza. Ti sta venendo a prendere. Mi tocco le palle. Che non hai perché... Iniziamo. Allora, Asia 99, chiedi al disabile, se avessi il potere di cambiare qualche cosa della tua vita, cosa cambieresti? Allora, direi una bugia se dicessi di non essere più disabile. Però quello è vero, perché la cosa che cambierei non iniziare a fare gesti è di non essere appunto più disabile. Questa è la prima cosa che farei. Fammi quella. Basta. Dio, ora te cosa ne pensi? Cosa cambierei della mia vita o cosa cambierei? Cosa cambieresti della mia vita? Della mia vita cambierei il fatto sto qua che mi ha rotto le palle, sto cazzo di disabile, mi stressa ogni volta. Okay. Basta, IT ci chiede. E di solito dico sempre IT, dico YouTube. Perché non è YouTube. Ma YouTube chiede, hai mai preso in giro un ragazzo, una ragazza o un transessuale a scuola o in giro? PS, se vuoi salutami, grazie mille. Sei un grande. Ma! Abbassate la tele! Ti saluto, ciao Baio. E allora, trans comunque, non so che non è così, però gli rispondo a sto pirla. E no, perché comunque ognuno può fare quel cavolo che gli pare, se uno vuole essere trans. Quindi non hai mai preso in giro non nessuno? Non ho mai preso, no. Aspetta che l'aggiungo alla lista delle cose che del cazzo che me ne frega anche io. Fanculo, vai.
Luca Apigna chiede: hai mai fatto a botte? No, non ho mai fatto a botte, diciamo che... Sei disabile. Sono disabile. Hai quelle manine lì che, guarda, lascia stare. Non mi permettere, quindi... Se mai io ho fatto a botte con lui, sì, perché gli ho tirato una testata che mi aveva rotto le palle. L'unica cosa che potrei prendere a botte le persone è a testate, proprio. E a testate sì, però comunque Simone qua ha scritto sì con Renzi. Cazzo, è vero, quella volta con Renzi mi sono dimenticato. Sì. E vabbè ragazzi, andate a cercare su YouTube... Storto fa botte con Renzi. L'Astrinux ti chiede: come mai hai aperto un canale YouTube? E come mai hai aperto un canale YouPorn? Sei un grande. Allora ragazzi, ho aperto un canale YouPorn perché praticamente volevo provare il nuovo YouTube, però da un lato. Aspetta, che ma... Cioè non dici che poi l'hai chiuso il canale YouPorn, perché comunque cioè, le tue prestazioni non erano al massimo. Cioè, no, vabbè, comunque lo sai che i disabili... Cioè, lo sai anche te che non, beh, quando non fanno un po' schifo su queste cose. Lo so, quando non tira, non tira. Invece su YouTube, ragazzi, ho aperto questo canale appunto per mostrare il pazzo che sono. Le domande sono finite, però aspetta che devo prendere un pacco che ci ha inviato una sua fan. E una sua fan che si chiama Bambinella, Pazzinella, Sugo Tutto, la Nutella. Ti ha inviato questo libro di Matteo Renzi. Boh, ma non ho capito perché il libro di Matteo Renzi. Forse perché ho fatto a botte. Ringraziamo comunque Bambina Pazzarella, vabbè, tutta ringrazio pazza Bambina pazza con la Nutella. Ci vediamo un prossimo video. Aspetta, perché mi sono già stufato. Aspetta, dai, non che a rompere il cazzo. Ma non devo finirlo così. Non rompere le palle, non no. Finirlo così. No. Ragazzi, allora, se volete rivedere questo brutto, perché è brutto, guardate quanto è brutto, è peggio di me. Anche nel prossimo Fact Time, vabbè, ci saranno anche altri video in collaborazione con lui. Oltre a scrivere hashtag chiedi al disabile, scriverete chiedi al later. Hashtag chiedi al later. Però solo al raggiungimento di, facciamo, 150 like. Bella Madonna, bella Madonna, bella Madonna, bella Madonna. Arriviamo a 150 mi piace, potete fargli delle domande anche a sto pirla. Non dimenticate come sempre di seguirmi sui miei social network, quindi Facebook, Instagram. Sì, e basta. Telegram. E per ulteriori informazioni consultare il medico. Un saluto da Storta Umana Trapa. Ah, dimenticavo, come ogni mercoledì, ecco l'angolo dei saluti. Saluto Chiara Montersino, Bella Fra, come va? Il Bando 27, il Beck e Giuseppe Del Tubo. Questi sono i ragazzi scelti per questo Fact Time. Quindi ragazzi, come sempre, scrivetemi anche se volete essere salutati sotto questo video, che vi saluta nel prossimo video, che parlantina veloce che ha. Ciao ragazzi! Scemo, eh sì, matto da legare.